Oggi parliamo di Facebook. Cosa cacchio è Facebook? Lo scopriamo grazie a questo tag. Ciao ragazze, oggi un nuovo video tag. Sono stata taggata da ormai inutile dirlo, Lucy Dolce Pandina. E il tag di oggi si chiama Come usi Facebook? E infatti ora risponderemo a queste domande. Iniziamo subito. Quanti anni sei su Facebook? Sono su Facebook da maggio del 2009, quindi ormai sono 7 anni. Quanti amici hai? Più di 860 e qualcosa. Quando ti arriva una richiesta d'amicizia, come ti comporti? Chi sei tu? Cosa vuoi? Illuminami, direbbe Anastasia di Smutere di Grigio. Inizio a controllare chi cavolo intanto sia, se è un fake, quanti anni ha, da dove cavolo viene, cosa vuole da me. E quindi se è un maschio o se è una femmina, perché da quando sono fidanzata non posso più accettare i maschi. Poi, hai mai fatto pulizie di primavera tra i contatti Facebook? Assolutamente no, non mi piace fare una selezione di amici, tipo tu devi rimanere, tu no, ti cancello perché mi stai sul cuore. E quindi, insomma, non ho mai fatto questa selezione. Oddio, ma come mi piacciono questi capelli così all'improvviso man mano che li giro? Non mi taglio bene. Parenti e familiari e amici su Facebook o no? Assolutamente sì, sono favorevole ai parenti e amici su Facebook, perché comunque possiamo comunicare per chi sta lontano, per chi sta vicino, è un modo comunque per sentirsi sempre vicini, sempre uniti. Ovviamente mi darebbe fastidio se su Facebook ci fosse mia mamma, cioè ve la immaginate mia mamma che mi scrive: Stefania, vai a mangiare perché è pronto. Cioè mamma, apri la porta e mi dici: Stefania, piuttosto che dirmi, piuttosto che mandarmi un messaggio per farmelo sapere, questo mi darebbe davvero fastidio. E quindi mia mamma non se lo farà mai Facebook. Tre cose che odio di Facebook: non odio tanto le cose che sono su Facebook, ma le persone al suo interno, persone che ti mandano una richiesta d'amicizia solo per inserirti all'interno di un gruppo, per cliccare, per mettere un like alle loro pagine. La cosa che odio di Facebook, anzi, una cosa l'ho trovata: quando carico una foto non la posso caricare più tutta intera, tipo voglio fare vedere il mio corpo, le mie gambe, le mie mani, devo prendere soltanto la mia faccia, perché una volta si poteva mettere un'immagine per intero e adesso la dobbiamo ritagliare. Il ritaglio di Facebook è davvero molto limitato. Suoni di chat e di notifiche attivati e disattivati. Disattivati mi dà troppo fastidio quel Sei più un tipo da like o da commento? Lascio più like in giro alle persone che conosco, ma commento alle persone che conosco e che voglio stuzzicare, tipo Francesco quando si arrabbia perché la sua squadra del cuore perde o pareggia, e allora dico: e basta, hai rotto le palle, sempre con le stesse cose. Sto sputtanando gratuitamente il mio fidanzato a posto. Tendi più a pubblicare e condividere contenuti o a commentare e interagire con quelli degli altri? Ultimamente non sto più collegato su Facebook come prima, sono scomparsa, non pubblico niente, non condivido niente. Quanto spesso cambi foto del profilo di copertina? Cambiare una foto mi deve veramente colpire, mi deve veramente piacere. Poi, qual è il tipo di foto di copertina che usi più spesso, che preferisci? Ho una mia foto in cui sono parecchio fotogenica, oppure una foto con i gattini, quelli miei ovviamente, che sono troppo teneri, oppure una frase bella di impatto. Ma perché mi fate sempre le stesse domande e poi dico io? Privacy dei post, status, foto, link, eccetera. Impostata su pubblico, amici, amici degli amici o personalizzata. Non ho mai personalizzata la privacy delle cose che pubblico. Tutti possono vedere cosa pubblico, perché lo pubblico, e tutti possono fraintendere quello che pubblico, quello che non pubblico, ma non me ne frega niente, è una cosa mia che riguarda il mio stato d'animo, quello che pubblico, anche se le persone possono fraintendere, ripeto, non me ne frega niente. Io non ce l'ho con nessuno e quindi non pubblico quello che voglio, e il mio profilo Facebook, se mi sta bene, altrimenti ciao. Poi, chat online, offline, online solo per alcuni, offline solo per alcuni, offline per tutti. Non capisco perché quando mi collego dal cellulare molte persone mi contattano e mi trovano lo stesso online, anche se la chat è offline. Misteri della vita, un'altra cosa che odio di Facebook, ecco. Quando chatti devi scrivere un pensiero un po' lunghetto, papiro unico o a rate? Sono una persona che scrive parecchio, io lascio messaggi chilometrici a tutti. Se mi secco a scrivere, quindi scrivo a rate, e so che dà parecchio fastidio a chi legge quel messaggio, dico: cavolo, quanto cavolo, la smetti di scrivere. Oppure direttamente un messaggio vocale, dove cerco di sintetizzare tutto. Quanto e come ha cambiato la tua vita Facebook? Oddio, Facebook non me l'ha cambiata, tipo, ah, senza Facebook sarei morta. No,
Facebook mi ha fatto conoscere delle persone meravigliose e mi ha fatto trovare, spero, l'amore di tutta la mia vita, che sia Francesco. Non so, ogni volta che parlo di lui mi emoziono comunque. E credo che se anche non ci fosse stato Facebook, in qualche modo l'avrei incontrato, sapete, cioè, se due persone sono destinate a stare insieme, prima o poi ci riescono. Quindi credo che comunque in ogni caso l'avrei conosciuto, però se vogliamo dirla tutta, allora Facebook mi ha cambiato questa cosa, mi ha migliorato la vita. Poi se magari ci lasciamo me l'avrà peggiorata, però vabbè, indietro non si torna e basta. Poi andiamo avanti. Facebook, portatore di guai o tecnologia al servizio dell'uomo? Entrambe le cose. Quali giochini di Facebook hai fatto, stai facendo? Ma vogliamo parlare del pet society di una volta? Quell'orsetto, cane, orso, koala, porco? No. Che cos'era? Era troppo tenero. Invece adesso sto utilizzando Candy Crush, Farm Heroes, Cooking Fever. Meglio Facebook da PC o da smartphone, tablet? Assolutamente da smartphone. Ti sei mai cancellato o hai mai desiderato cancellarti da Facebook? Non mi sono mai cancellata, ma ho desiderato e lo desidero tuttora cancellarmi, però poi penso che devo dare troppe spiegazioni alle persone e comunque sempre, cioè, anche se sono iscritta dal 2009 su Facebook, un ricordo a cui sono parecchio legata, perché ho conosciuto un sacco di persone, ho condiviso delle foto di quando ero piccola fino a ora, quindi ormai me lo tengo fino a quando c'è. Tagga chi vuoi che realizzi questo video. Taggo Glitter Silvia, nel frattempo il gatto si lamenta, oggi è un video particolare, quindi sì, che utilizza Facebook. Taggo pure Luca Mari De Gadella, Paint Your Face. Quindi siete state taggate, spero realizzerete questo video. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video e ciao!